Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video decorazione agenda. Siamo alla settimana che va dal 10 al 16 di settembre e questa settimana c'è appunto il back to school. Io, ripeto, non vado a scuola perché qualcuno mi ha chiesto che scuola faccio. Non faccio la scuola, però quel periodo qua è un po' caratterizzato appunto da questo evento, quindi il back to school. E volevo appunto fare una decorazione a tema, visto che comunque tanti di voi che mi seguono vanno ancora a scuola e possono prendere appunto ispirazioni dalle mie decorazioni. Quindi inizio come al solito con gli washi tape. Andrò ad utilizzare questo con tutte le clip, quindi ci sono le clip e le pins, quelle che si mettono sulle lavagnette di sughero, perché appunto mi sembrava uno abbastanza a tema scuola che ho. E poi ho deciso di utilizzare questo con su tutti le bambine, perché appunto mi sembrano delle bambine adatte per il back to school, mi piacevano, anche perché poi rappresentano un po' tutte le stagioni, quindi un po' tutto l'anno scolastico. Quindi inizio subito a fare la decorazione. Ora vado a segnare i giorni della settimana. Questa volta li faccio io con il brush pen. Allora, per la decorazione vado ad utilizzare questi clear stamp perché non ho stickers a riguardo e avevo appunto questi clear stamp che sono un po' a tema back to school. Ho deciso anche di colorarli, li colorerò con i pastelli acquerellabili, io utilizzerò questi dalla Stabilo e appunto proverò anche il brush pen della Lidl. Vediamo come va. Questa non è carta d'acquarello, però è abbastanza spessa, è una carta da 160 grammi, quindi spero che non si rovini. Allora, inizio a fare le timbrature. Appunto, siccome vado ad utilizzare poi l'acqua, utilizzo lo Stazon che è resistente e soprattutto al primo colpo di solito gli stampi vengono, per cui vado ad utilizzare le basi in acrilico. Vado a pulirlo subito il tamponcino, il timbro, perché comunque lo Stazon è molto resistente. Ora passo quindi alla colorazione.
Direi che sono usciti abbastanza carini, mi piacciono i disegni e anche come li ho colorati. Allora, vado a scrivere gli appuntamenti della settimana. Mi ripeto, il lunedì esce il video decorazione agenda. Settimana scorsa l'ho fatto uscire di martedì perché la domenica ho avuto un forte mal di testa per via della cervicale, non sono riuscita a caricare il video, quindi è uscito di martedì, ma questa settimana uscirà di lunedì. E aspetto anche qui a segnare i video della settimana perché, come vi dicevo, sto lavorando a delle commissioni, quindi ho poco tempo per dedicarmi al canale YouTube, per cui al momento non scrivo, poi magari se riesco pubblico qualcosina. Poi devo segnare il 12, che è il compleanno di mia nonna. Segniamo perché è un traguardo importante. E se va avanti così come adesso, l'anno prossimo festeggiamo sicuramente i 100. Bene, al momento non ho altro da segnare, quindi andrei a mettere la decorazione in agenda. Ok. Vado a rimettere la clip che avevo tolto. E niente, questa è la mia decorazione a tema back to school. Mi piace molto, è molto deliziosa, è venuta molto carina. Fatemelo sapere nei commenti, lasciatemi un bel pollice in su. Poi vorrei ricordarvi che su Facebook io e Maurizio e Monica abbiamo aperto un gruppo che si chiama DIY Planner Lovers, che è appunto un gruppo dove potete mostrare le vostre decorazioni, tutte le vostre creazioni, tutto quello che riguarda il fai da te e il mondo dei planner. Quindi andate nell'info box dove troverete il link al gruppo e chiedete l'iscrizione, perché vi aspettiamo. Siamo già un bel gruppetto, siamo più di 200 e devo dire che siamo tutte molto collaborative e c'è proprio un animo sereno in questo gruppo, quindi vi invito ad iscrivervi. Vi ringrazio ancora per avermi seguito, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!